Ciao ragazzi, allora oggi mi trovo a San Benedetto del Tronto e nello specifico da Giocondi Strumenti Musicali, che per me è uno dei negozi del cuore. Io qui ci ho mosso i primi bassi, diciamo così, quindi le prime cose che ho comprato anche a livello professionale le ho comprate qui a San Benedetto del Tronto. E oggi mi hanno fatto l'onore di darmi il titolo di commesso ad honorem per un giorno, quindi finalmente potrò affiancare il mio mentore, che è Cristian Biondi, che sta facendo il video e che io saluto con i cuoricini negli occhi. E Cristian mi ha detto: sai, visto che oggi sei venuto qua, ti faccio lavorare subito. E io lo sapevo che tanto prima o poi finiva male, ma metto, datti a sballare due cartoni che io so, comincio, c'ho mal di schiena, non c'ho voglia, voglio che lo fai tu. E quindi mi ha messo già il traspallet pronto con i cartoni. Quindi adesso che cosa faccio? Prendo i cartoni e ecco, vedete che non è da tutti, bisogna anche saperle movimentare alcune cose. Quindi mi metto qui e mi sballo un paio di combi Mark Bass. Quindi naturalmente devo stare attento a come utilizzo il cutter, perché qua è un attimo che da fare il musicista perdo un dito e poi è tutto finito. Questo è anche a riprova di come vengono fatti bene gli imballi marche, bisogna stare attenti. Allora, lui mi ha detto, c'ho un paio di combo, quindi andiamo a vedere che cosa c'è. E sapete che ogni volta che, questa è una cosa che per fortuna ho provato, questa emozione l'ho provata diverse volte nella vita, ogni volta che si va a prendere della strumentazione nuova è un'emozione, perché ti senti l'odore del nuovo, il cartone. L'unica cosa di cui io mi lamento sempre è che quando poi fai degli, diciamo, prendi delle cose come gli amplificatori, la prima cosa che dici: oddio, mo mi tocca sollevarlo perché pesa, eccetera, eccetera. Però in questo caso il problema non c'è, perché è un Mark Bass della nuova serie, quelli dell'M58R. E vedete che questo è un combo con il cono da 12 e pesa 10 kg, non è nemmeno una cassetta dell'acqua, perché no, se noi prendiamo una cassetta di 6 fustoni nell'acqua sono 12 kg, quindi meno di una cassetta dell'acqua. Quindi togliamo il primo cartone, lo mettiamo qua. Naturalmente adesso le spine le abbiamo già preparate, quindi le rimettiamo nel cartone. Ci apriamo anche il secondo. Giovanna, scusami, Cristian adesso è mio, io sono il commesso del giorno, stiamo riprendendo, quindi non possiamo, Cristian è mio, mi dispiace, adesso lui mi sta facendo da mentore e io non posso dartelo, mi dispiace. Quindi sì, stiamo lavorando, quindi non posso darti Cristian. Cristian è un pezzo storico, lo vogliono tutti, ma adesso è il mio insegnante, quindi tu, se c'è qualcosa che sbaglio, fammelo vedere. Andiamo avanti. Ci apriamo anche il secondo imballo e vediamo invece che cosa c'è. L'etichetta che dice: questo è un combo con il cono da 15, 151 più. Quindi abbiamo un po' due soluzioni interessanti, che sono il combo con il cono da 12, che è una sorta di must dei prodotti marche, perché potremmo dire che uno forse è il prodotto più diffuso in assoluto, facendo anche un po' la storia del brand, il combo con il cono da 12 penso sia quello che ha dato un po' la svolta a tutta la linea dei prodotti marche, e questo combo con il cono da 15. In questo caso siamo sui 15 kg, ma vedete che sì, nonostante io non sia un culturista, lo posso portare tranquillamente in giro senza problemi. E naturalmente adesso lo proviamo, perché abbiamo la fortuna di trovarci in un negozio di strumenti musicali. Il combo ce l'abbiamo, il traspallet qui lo togliamo. Io direi di provare il classico combo da 12, che a mio avviso è pericolosissimo, vedete? È un attimo che partono due falangi, Posto. Direi che possiamo collegare la limitazione al combo, che è qui sotto. E lo testiamo subito. Eccoci qua. Alimentazione collegata,
combo acceso e funzionante. Quest'altro combo glielo mettiamo di fianco. Come vedete, mi trovo immerso in una bellissima parete MacBus, che per me è come stare a casa, sono felicissimo. E che cosa ci proviamo? Mettiamoci questo Music Man della serie Classic, con acero, manico in acero fiorinato, ma soprattutto l'elettronica a due vie, come appunto i vecchi Music Man, quelli degli anni 70 fino agli anni 80. Ok. Quale sarà l'intento? Adesso innanzitutto proviamo se funziona, ma io non ho dubbi che l'amplificatore funzioni. Basta alzare il volume come in tutte le buone famiglie, eccolo qua che funziona. Quindi l'amplificatore funziona. 10 kg, l'ho sollevato in un attimo. Il suono è quello del Music Man. Siamo tutti d'accordo che questo è un suono Music Man proprio al 100%, e non c'è nessun artificio MacBus. Questo è un suono Music Man. Ma se vogliamo essere ancora più convinti della qualità e del fatto che MacBus rispetta il suono e gli strumenti, che cosa facciamo? Ci colleghiamo un Fender Jazz, un Sire sostanzialmente, quattro corde della serie Marcus Miller, e vediamo se suona come il Music Man, perché se suona come il Music Man, e invece no, suona come un Fender Jazz. Quindi siamo tutti d'accordo che potenza, adesso no, naturalmente non posso alzare il volume più di tanto, sennò la telecamera andrebbe a distorcere, quindi non si capirebbe niente. Poi dico, no, non sapete fare video perché distorco. No, se alzo il microfono non ce la fa. Potenza, leggerezza di, diciamo, di trasporto, di maneggevolezza, fedeltà del suono. Abbiamo sentito un jazz, adesso proviamo anche un po' a estremizzarlo, va. Vediamo se... Ok, adesso l'ho messo in attivo, giustamente. Io sono molto d'accordo sul fatto che vogliamo fare la prova di nuovo Music Man Jet e capire che MacBus rispetta il suono strumento, è chiaro a tutti quanti. Bene ragazzi, allora, se siete a San Benedetto del Tronto, oggi 23 giugno, mi trovate come commesso speciale in, diciamo, in gestione al buon Christian Biondi, quindi vi aspetto. Se non venite oggi 23, venite nei giorni successivi, perché comunque c'è Christian, c'è tutto lo staff di Giocondi che ringrazio, perché veramente mi hanno cresciuto. Io qui dentro ci ho passato un sacco di ore e da Christian ho avuto tantissimi consigli, quindi per me è sempre un piacere. Ogni volta che sono a San Benedetto lo vengo a trovare di cuore, mi fa molto molto piacere. Quindi comunque passate, se non avete possibilità di passare perché vi trovate lontano, sappiate che da anni appunto loro sono fortissimi anche nel commercio online, quindi qualsiasi cosa scrivete, chiamate, domandate e loro sono a disposizione. Quindi grazie a Giocondi, grazie alla famiglia e al bellissimo brand che ho la fortuna di rappresentare, che è MacBus. Torno con i miei cartoni, vado di là che ho da aprire un po' di cartoni che posso, dopo passa a ritirare, c'ho da fare un po' di cosettine, devo preparare anch'io delle spedizioni da fare. Quindi vi saluto, a presto e best of life.